Salve a tutti, benvenuti a una puntata di questa serie su eSport FC 24. Mi sono confuso perché ho appena finito di registrare tipo una settimana di puntate di UFC e quindi mi stavo un attimo confondendo. Però il nostro puzza eSport FC 24 iniziamo una partita che diciamo dovrebbe rappresentare una pura formalità. Veniamo da un, credo da un 7-0 all'andata in casa loro. Dovrei essere abbastanza tranquillo. Farà bene con questa maglia, sono tranquillo, sorrentino. Il giocatore che non è solo questione di soldi. Poi avete ottenuto un ampio successo. Non ho intenzione di svelare le mie tattiche. Esattamente. E allora, fatto questo, direi andiamo alla partita. Partita dove onestamente la mia idea è fare giocare tanto le riserve. Andiamo proprio di tribunali, andiamo di ragazzini, andiamo qua. Baran, Sanchez. Io voglio mettere qua Krupa in attacco. Cioè Krupa COC. Magari tenno l'attacco, vediamo. Camara, Ben Alvarez. Vilar sì, assolutamente. Lo mettiamo. Vilar e Aneba. Poi Sorrentino. Allora, Sorrentino potrebbe finire, però non so, vediamo. Vediamo, casomai. Allora, più 2 Sembabu lo metto sulla sinistra e sempre più 2, perfetto. E quindi casomai quello che si può fare è un Sorrentino e poi Mbabu, così. Per il resto direi Romo. E io direi a sto punto, no, Krupa metto qua, Krupa metto qua, Viepa. Poi direi Pavlovski e al posto direi ci faccio giocare Villalibre. Ah, Rizzo, e come Rizzo me lo porto? Rizzo me lo porto qua, non si sa mai, via un po'. Adesso giocatori particolarmente riposati non ce li ho. Vabbè, ma tanto. C'ero, ripeto, vuole essere una partita più proprio di... Qua la partita vuole essere più proprio letteralmente di gestione delle forze. Ripeto, veniamo da un 7-0. Non credo proprio. Non credo proprio che possa. Non mi aspetto che la qualificazione possa essere anche solo minimamente a rischio. Ecco. Non mi aspetto una grande gara. Anzi, diciamo che posso approfittarne anche per chiedervi una cosa. Ora, un po', diciamo che soprattutto per motivi di tempo, di organizzazione, eccetera, sto andando in queste settimane in una modalità un po' diversa dal solito, nel senso, solitamente, vabbè, è una cosa che vi ho già chiesto, ma insomma, chiedo a voi, insomma, ne approfitto una partita molto tranquilla e rilassata per chiedere a voi in merito. Che vedete, non, ultimamente gioco tipo solo due partite, potevo restare due, comunque vediamo, eccetera, anche per motivi di durata della serie. Due partite, però invece di montarle ve le lascio sane, ve le lascio per intero. Benissimo, intanto bravo Bartek, chiamo per nome perché il cognome non riuscirò a pronunciarlo mai come si deve. Allora, Liepa per prova a offrire, dicevo. Però le partite le lascio intere, cioè non montate, ecco. Cosa che comunque potrebbe, a prescindere, avvenire, nel senso, le partite di tempo, anche nel caso in cui ripassassi di nuovo alle partite con il montaggio delle fasi salienti,
potrei comunque lasciare le partite intere per le partite quelle molto particolari, molto diciamo importanti, ecco, partite che hanno una loro importanza. Intanto bravo Bartek. Bravo Bartek. Comunque le partite la potrei comunque lasciare sempre le partite per intero. Io per le partite freguette normali, io chiedo a voi come preferite. Questo lo chiedo a voi, approfitto questa partita e chiedo a voi. Ok, vabbè, molto fuori. Chiedo a voi, cosa preferite? Preferite, dite voi, commentate nei commenti. Purtroppo non, io sappia, non c'è più modo di mettere i sondaggi sul video, fare schede YouTube, perché se no l'avrei messo. Io chiedo a voi, intanto palla per Villa Libre, attenzione, Villa Libre portiere, palla troppo alla destra della porta, palla sul fondo. Comunque dicevo, chiedo a voi, preferite che le partite ve le lascio per intero o preferite, per insomma, il mio godimento, un montaggio delle partite solo con le fasi salienti della partita? Fatemi sapere, scrivetemelo nei commenti, ditemi voi insomma cosa ne pensate. Adesso andiamo a una partita, ripeto, una partita che è abbastanza tranquilla, motivo per cui insomma la sto giocando con veramente con quanto più possibile con le terze linee. Intanto Liepa, palla ribattuta, attenzione, bravissimo Vilar, ancora ora Baran, che è un giocatore che viene dato come giocatore che può crescere, come giocatore da potenziale abbastanza alto, sul 90, però invece c'ha 56 a 17 anni, non ci vedo un grande futuro. Intanto Sorrentino si accentra da Liepa, ancora per Romo, per Liepa, prova a giro Liepa, forse non è il suo piede, ma va bene lo stesso, ci si prova, ripeto. Non è una partita, diciamo, questa che sulla carta abbastanza tranquilla, ci ripeto, 7-0 all'andata è abbastanza facile da gestire. L'unica cosa, poi magari nel secondo tempo fai un po' di cambi per dare sempre motivo per gestire le forze, dare un po' di cambi insomma un po' di gente, quelle persone che comunque sono anche sono e magari saranno un po' più coinvolte nelle partite. Intanto vabbè, niente, gol delle Katene, 1-0 per loro, ma questo cambia poco a livello di qualificazione. Dovrebbero fare altri 6 gol io senza subirne tutto questo. Non lo vedo possibile. Siamo concentrati, non si sa mai, ma insomma non lo vedo tanto possibile. Perché Liepa? Non lo vedo possibile perché Liepa decide di ristabilire la parità e di ristabilire le distanze. Liepa. Comunque questo qua, questo qua è meraviglioso, salta l'uomo come niente, cioè il suo 94 di controllo palla è tipo, è quasi, no, è l'84 credo di agilità, dalla mano si sentono rispetto agli altri. Liepa ha quasi una mobilità normale con questi parametri, è quasi una mobilità normale. Intanto 1-1, partita abbastanza tranquilla, io direi. Intanto Sorrentino per Mbabu. Poi fare un po' di gestione, mettere Cardoso, ok. Krupa no, non lo farei entrare. No, però
No, 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 Roman per Cardoso. Più avanti, Cardoso più avanti. No, no, altri cambi. Allora, Babu e Sorrentino, ok. Gli altri cambi li farei più avanti. Gli altri cambi li farei decisamente più avanti, vediamo. Magari il tipo 60esimo, così. Vediamo un po'. Ora, detto questo, noi siamo qui pronti per un'altra, per un secondo tempo. Direi abbastanza tranquillo, eh. Devo dire, penso, abbastanza tranquillo. Ora. Questo, cerchiamo, vediamo di portarla a casa, insomma, senza grandi disastri. Bravo un Babu, quasi, come non detto. Comunque Babu, ridendo e scherzando, non metto centrale, non è risentito. E poi i contatti, le cose, i messaggi, nei messaggi di dialoghi mi ha detto che è disposto a giocare centrale. Lo metto terzino all'altro lato rispetto al suo, non risente minimamente. Son Babu rischia di essere un acquisto. Intanto bene Bartek, rischia di essere un acquisto molto migliore rispetto a quanto io potessi immaginare. Intanto Villa Libre riparte per Pavlovski, mamma mia, Pavlovski, a me dispiace, veramente mi dispiace, ma Pavlovski non è cosa. Cioè, non è abbastanza, non ha quell'agilità che mi serve, quella velocità, esplosività, agilità che mi serve per un giocatore di fascia. No. Intanto, porca miseria, vabbè, 2-1. 2-1. Segna dai KT 2-1, ripeto, sono abbastanza tranquillo, ripeto, tranquillo, perché insomma so che difficilmente, come detto in più occasioni, difficilmente questa qualificazione sarà in dubbio, chiamala così, difficilmente questa qualificazione sarà in dubbio. Ora no, però benissimo Bartek, noi continuiamo a giocarla tranquilla, senza pallone che fondamentalmente ha, per l'arbitro è fallo, sarà dunque calcio di punizione. Va bene, ok, meno male. Per un attimo temevo un rigore, devo essere sincero, ma no, evidentemente va bene. Ora Pavlovski poteva andare in porta. Aia, no, Pavlo, rialzati, perché se rimani atterrato è un problema, eh. Non ha avuto dubbi e ha dato il giallo. Decisione che mi Pavlo. Pavlovski cortesemente, intanto Liepa. Per Villa Libre che prova a giro, niente. Palla fuori. Calma. Gestione squadra, direi. Adesso sì, qualche cambio farlo, direi. Allora, Rizzo per Liepa. Cardoso per Romo. Poi fondamentalmente basta. E va bene così. Prendiamo partita. E andiamo, signori. Faccio entrare Rizzo per Liepa. Ma più che altro perché non voglio che Liepa arrivi completamente stanco alla prossima partita. Perché Liepa comunque è uno di quei giocatori su quale punto è. Se non è titolare, è uno di quei giocatori su quale punto ha partita in corso. Quindi Pineda, voglio comunque che sia utilizzabile per la prossima partita. Ah, ma esagerato qui. Il pallone oltre. Ora penso. Io, ok, non so un fenomeno, può anche essere che, anche se la giocassi seria impegnata sta partita, può essere pure la perdo uguale. Ma penso si stia vedendo come la stia giocando piuttosto. Sì, piuttosto rilassato. L'andata
non ammette molti dubbi sulla qualificazione. Krupa in mezzo, si sarebbe un fallo di mano. Ecco, grazie. Grazie mille. Grazie arbitro. Chi lo batte? Villa Libre. Ehi? Villa Libre. E gol. La pareggia al Villa Libre. Su rigore. Grande Villa Libre. Grande Villa Libre. Grande Villa Libre. Quest'uomo io, ripeto, non sono tanto disposto a cederlo, anche quando... Cioè, ora come ora è e probabilmente sarà sempre il terzo. La terza punta, il terzo attaccante. Ora come ora, molto probabilmente. Ma non sono, ecco, così disposto a cederlo. Proprio detto molto sinceramente, non sono così tanto disposto a cederlo. È comunque un attaccante che, caso necessità, il suo lo fa. Poi magari, soprattutto, chiamato in causa in campionato, è uno di quelli che comunque il suo lo fa. Intanto, Rizzo, attenzione, Rizzo, parata del portiere. Attenzione. Comunque, io vi libero uno che il suo lo fa sempre. È quel giocatore che, in caso di necessità, poi magari schierà partita in corso e la partita te la può cambiare, perché comunque si lavora già più basso, ma lo vedi, non so, per qualche motivo lo vedi più coinvolto nelle azioni rispetto agli altri. Non so perché, non so in base a cosa questo. Intanto, qua, Camara, cross in mezzo, palla battuta, Krupa, in mezzo, tiro al volo. Per calcio d'angolo, va bene. Batte Baran, attenzione. Primo palo. Batte Baran, non so come possa venire. Calcio d'angolo di Baran. La mette in mezzo. Ma tanto la Libre ci arriva comunque lo stesso. 89esimo di una partita che non ha molto da dire. Tanto, ma che probabilmente già fin dall'inizio non aveva, soprattutto in chiave di qualificazione, non aveva molto da dire. Ribadisco, 7-0, iniziamo, parto da un 7-0 in casa loro, è improbabile, diciamo, un recupero era piuttosto improbabile. Però ho fatto giocare un po' di giocatori che giocano poco, ho fatto riposare giocatori importanti, bene così, direi assolutamente bene così. E quindi direi, secondo me, siamo qualificati per la fase girone di Champions. Ok. Sorrentino, non è facile ambientarsi in una sala. Sorrentino, lascia stare, tranquillo che... ok. Bisogna avere pazienza. Tranquillo, bisogna avere pazienza. Ottenere un punto. E vabbè. Ottenere un punto. Sì, vuole ottenere un punto. Un playoff a eliminazione diretta, sì. Un punto. Vabbè. Lasciamo stare. Comunque, ci qualifichiamo. Tanto, allora, un po' preoccupato. Ma stai tranquillo che titolare sei te. Ci sono rimasto molto male, non è giocare. Ci tengo. Vorresti giocare sempre. E non so, tanto, un po' più tardi giochi. Dai, le prossime ne giochi, ti preoccupare. Ora, io volevo soltanto vedere calendario, se non si sa ancora. Non si sa. Ancora non si sa, vabbè. Intanto siamo al mondo, puzza, vabbè, avanziamo. Partite fermi e ci sono partite spostate. Fermi che ci sono partite spostate. Partite spostate vuol dire tanto premio torneo. 300.000? Che vuol dire? Comunque, ci sono partite spostate significa... Allora, dai, ora vediamo.
Champions League. Juventus, Siviglia e Ajax. Ok, non sarà facile. No, non abbiamo capito. Non sarà facile, ma vabbè, andiamo a giocarcela. Partita contro il Varta. Intanto, però, prima del Varta, io voglio un attimo capire la situazione. Vedrete, già da calendario subito c'è... No. Abbiamo il Varta. Poi possiamo giocarlo a pieno organico. Dopodiché, poi, prossima puntata... iniziamo la Champions League, quella vera, con l'Ajax. E va bene. Non poteva andare meglio come sorteggio, poteva andare peggio. Mettiamola così. Ora andiamo questa partita col Varta. Un paio di giocatori un po' stanchi. Vabbè, gestione squadra, fatemi vedere un attimo la situazione. Pavlovski è stanco. Mi porto Gagliardo. Che devo fare? Anche se terzino sinistro, me lo porto uguale. Gli altri sono tutti stanchi. Non pensavo che stancassero tutti così tanto. Ma vabbè. Diciamo che a parte Pavlovski, che è quello che, diciamo, schiero meno di tutte le prime riserve, gli altri sono a posto, quindi più o meno a posto. Quindi andiamo. Dai, signori, si torna alla realtà del campionato, si torna alle partite che si devono vincere, perché bisogna continuare comunque a vincere in campionato. Bisogna continuare. Herrera, io mezz'ora fa stato alle vette verso l'altra direzione, c'è un po' l'agilità del... non so che cosa, ma vabbè, comunque Rizzo. Attenzione Herrera, cominciamo bene. Ok, Xavirei, Rizzo quasi, va bene, fa niente. Io continuo a non capire, c'ho la difesa, cioè la linea difensiva a 35, continuo a non capire il perché me la ritrovo a centrocampo. Rizzo, Xavirei, palla ribattuta e poi tranquillamente fa le mani nel portiere. Lis. Lancio lungo, benissimo. Xavirei, tiro ribattuto dalla difesa, dal difensore. Ok, calmi. No. Ok, no, porto. No. Mamma mia, parte che c'era arrivato corto con l'uscita, ma poi si è ripreso. Parte che ha fatto nel giro di un attimo, ha fatto una vaccata, una grandissima cosa. Una vaccata e un recupero nel giro di un secondo e mezzo. Bartek! Ancora! No Bartek. Va bene. Ok. Io Xavirei. Passala. Però sto cominciando a vedere dello Shaolin Soccer. Sto cominciando a vedere Varta Poznan in versione Barcellona di Leo Messi. Allora, con la calma. Valentino per Herrera. Ok. Benissimo, Xavirei, anche se un po' decentrato. Herrera. Però quando dico io, potresti anche tirare quando premo il tasto, no? Dico. Rizzo. Niente, sono piuttosto chiusi in difesa. Attenzione, Herrera prova da fuori. Niente, non si trova lo spazio per tirare. Sono molto chiusi in difesa. Attenzione, Alvarez. Inseguimento, va bene. No, però questa cosa no. Ok, va bene Bartek.
Calma. Rizzo. Rizzo. Herrera. Attenzione per Sorrentino che si inserisce bene. Sorrentino, attenzione. Attenzione. Bella parata di Liss, nuovo portiere. Va bene. Ora. Primo palo. Un po'. Mezzo. Sciavirei! E niente. Palla sul fondo. Palla sopra la traversa. Vabbè, comunque. Comunque ci siamo, eh. Comunque direi che ci siamo. Ok. Qua. North. Recupera bene questo pallone. Calmi. Siamo molto calmi. Siamo molto. Quiñones. Molto calmi. Può contare sulla molto calmi. Siamo molto calmi. Ok. Calmi. Allora. Vai Sorrentino. Vai Sorrentino. No, Sorrentino ha mandato. È andato via. Non la blocca, attenzione. Va bene, va bene. Rizzo. 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 Palla per Sciavirei, va bene. Sciavirei. Sciavirei chiuso. Tra chiuso, attenzione. No. Niente. Niente, va bene. Vabbè, attenzione, Sciavirei prova a inseguire. La palla, niente. Siamo. È una situazione un po' così. Cioè, non è che giochiamo male. Semplicemente fatichiamo a trovare il varco per la conclusione. Insiste nella sua azione. Però. Rischiamo un pochetto. Ma dobbiamo stare calmi. Ok, allora. Per Rizzo. Rizzo. Per Herrera. Herrera. Sciavirei, no, ho fatto cavolata. Pensavo. Vabbè, pensavo fosse un'altra posizione. Va bene. Va bene, signori, va bene. Signori, 0-0. 0-0. Non abbiamo demeritato, devo essere sincero. È sul piano del gioco. Però. Dobbiamo. Non troviamo spazio per concludere. È quello, è proprio quello il discorso. Loro sono, guarda quanti cacchio sono in difesa. Guarda quanti caspita sono in difesa loro. Guarda quanti sono in difesa. Ora, vai al VAR. No, al Varez. 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 Manda via, benissimo. Ok. Rizzo. Rizzo per Suleimana. 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 Niente. Che hanno tutti... Si mette sulla traiettoria, fa su il pallone. Sta... Calma. Non. Stanno avendo queste. Sono. Sono proprio ultra. Sembrava un po' complessa. Ma una difesa così chiusa. Io non è mai capitato a FIFA di vedere una difesa così. Fare le stesse cose. Ok. Sì, però porca miseria. Però dannazione. Io. Perché ogni volta io premo il tasto per passaggio lo fa mezz'ora dopo? Perché? E dai. Io... Prosegue l'avanzata. Bravissimo Alvarez. Dai. Ci mette una pezza. Adesso. E ferma tutto. Qua. Che, vabbè. Un po'. Suleimana. 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 Lancia a cercare Sciavirei. Ma vabbè. Guarda, Suleimana. Suleimana. Tira a giro, niente. Potevi tirare un pochino prima, tipo quando ho premuto, per dire. Ah, mannaggia, la miseria. C'è l'input lag. Dell'input lag veramente maledetto. Calma. Calma. No, bravo. Bartek. E no. Fuori. Angolo, vabbè. Va bene. Io nei cambi. Vediamo se c'è. Se c'è. Opportunità di cambi. Carlos è un po' stanco. Suleimana pure. Io allora. Adenberro per Suleimana. Intanto. Potrei fare Mbabu per Alvarez. Così.
Teoricamente dovrei tenerlo, però perché sì, Gagliardo, sì, metto Gagliardo. Gagliardo qua comunque fa più, addirittura più 2 Gagliardo. Addirittura più 2 Gagliardo. Adesso non te la valutare. Adesso non te la valutare, soprattutto con Herrera che è stanco. È da valutare. E abbiamo 1, 2, 3 cambi. Gli altri 2 fra un po'. Va bene. Altri 2 fra un po'. E quindi Gagliardo esterno alto. Proviamo Gagliardo esterno alto. Vediamo come va. Ora. Grande. Grande Mbabu. No, però questo è fallo però. Questo è fallo. Si è entrato sulla gamba netto. Bravo Nutella. Ripartiamo Mbabu. 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 Adenberro. Sì, Adenberro però porto. Gruaro. Calma. Mbabu. No. Attenzione perché questa può essere la. Ok, calma. Va bene. Va bene Bartek. Bene Bartek, ok, Babu, Babu, Babu. È domani mattina però, Babu, porco. Ah, mamma mia, odio, odio, odio sta cosa. Tutto lag ogni tanto arriva. No, ok. Qua. Capirei, pizzo. Sì, vabbè, però do porto. Calma. Si portano nella metà campo a la caccia del barco giusto. Ok. Attacco che sfuma, merito del buon lavoro difensivo. Benissimo. Arca. Niente. Ancora un quarto d'ora da giocare. No, non ci. Vabbè, ho capito. Devo fare. Va bene. Cerca l'imbucata. Devo fare altri cambi. Devo fare altri cambi. Devo fare altri cambi. Però devi. Gioca la palla dietro. E meno male, Bartek. Meno male Bartek. Calma, calmi, calmi. Tutto questo festeggiamento per una parata al 73esimo. Vabbè, ora io direi Liepa e Majčrak per Šavirej. E andiamo. E andiamo, signori. Andiamo, signori. Dai. Potrebbero portarsi in vantaggio se sfruttano. Calma. I tifosi avvertono. Calma, però. E provano a trascinare la squadra verso il gol. Bravissimo. Ancora vai Majčrak. Primo pallone toccato. Ora Adenberro. Ma tranquillo, C'è l'intervento irregolare. Ma tranquillo. Manca un cartellino. Sustava, manca un cartellino questo intervento. Davvero. Si getta lì davanti a caccia del gol, okay. Vittoria. Va bene. Adenberro. Gioca dietro. Tiro respinto. Majčrak. Niente. Va bene. Vabbè, fa niente, fa niente. Calma. 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 Ok. Con la calma. Ora Mbabu. 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 Azione che si fa interessante. E vabbè, ma sono tutti in difesa, ma cioè, hanno veramente parcheggiato il bus davanti alla porta, però. Allora, di qua, Babu. Niente, non si fa. Calma. Ok. Tua, benissimo. Che Cardoso, però, sveglia. Dai. Bravo Atkinson. Liepa. C'era quasi. L'avevi quasi levata. Una nuova. Arriva il triplice. E niente. Ehi signori, alla fine è successo. Non pensavo successesse mai, ma è successo. Abbiamo fatto uno 0-0. Abbiamo fatto uno 0-0, signori. 0-0. Non c'è. Ok. Allora. Gli starò vicino. Sorrentino. Io ci credo in Sorrentino. Io continuo a credere in Sorrentino. E c'è un motivo che siamo imbattuti. Anche se le ultime due partite sono state due pareggi. La sconfitta dove? Non abbiamo perso una partita. Ma cosa guardi? Che ti.
Di che ti fai? Una partita non l'abbiamo persa fino a... Che cacchio dici? Antonio impegnati alla nazionale, va bene, ok. Ora, io direi, avanziamo, arrivo. Allora, impegnati. Allora, Peter... Ah, hanno firmato per altri giocatori. Peter Malinowski, vabbè, ciao. Ciao. Se non l'ho preso subito vuol dire che non mi aveva convinto. Fermo. Allora, possibile cambio di ruolo per Camara? E giustamente ho messo... Allora, vabbè. Camara, piano di crescita. Da... DTS, ok, non perde niente perché non pensavo, insomma, di schierarlo lì. Qua continuano... Continua un po' a crescere, ok? Continua a crescere i giocatori, quelli vanno mio in prestito. Pavlovski posso pensarlo come ok. Un Tabak. Ok, Ligitis, Loskuto e Vilk. Bene. Ok. Ora andiamo a noi. Dominik Janik ci porta da Lettonia. Peteris Loskutovs, 69 potenziale massimo, ottimo. Fiala invece ci porta dalla Lituania Vadimas Butkus. Secondo me, se valutiamo Vadimas Virkus, no. E un altro portiere, Antanas Jankauskas. Ieri ne ho 780, questo no. 79 potenziale massimo, ma anche no. 80 potenziale massimo, anche no. Questo 89 potenziale massimo, anche no. Tu potenziale massimo ce l'hai alto, però non lo so. Alto esterno, vediamo la vediamo prima vicino. Nemecek, la Polonia ci porta. Peter Malinowski rimuove il giocatore perché ormai se l'ho preso. Ciao. Ora Arthur Krupa, terzino destro. Ecco, immaginavo fosse terzino, però già scalò. Già scala di patate, diciamo. 70-86 come terzino detto, forte fisicamente. 1,68. No. Arthur Pavlovski, 15 anni. Ingaggia, va bene. Bogdan Kaczmarek, no. Simon Wilk. Ok, Baran va bene. Bach sì, ok. Qua diciamo dalla Polonia un po' di genti l'abbiamo trovata. Fatemi vedere un attimo la situazione. Vediamo. Allora, quindi andiamo. Arthur Pavlovski, terzino destro, piano di crescita, viene un po' la situazione. È un destro, laterale difensivo, laterale invertito. No, laterale difensivo, direi tranquillamente laterale difensivo. Sì. Assolutamente sì. Poi ecco l'altro è di Bach, è di, vediamo un po'. Piano di crescita, non mi sembri tanto veloce, cioè sei agile, però, allora, ruolo, sei un destro, la cosa sensata sarebbe metterti a D, però, no. C'è una situazione, tu sei D proprio. Diventare AD però in 15 settimane. Si perde già qualcosa. E qua. Qua non lo so. Assolutamente ci ritroviamo con un giocatore. Aspetta, fermo. Che cosa sta facendo? Back. Piano di crescita. Back. Ok. Addio. In settimana. Un giocatore che paradossalmente...
rischia di non tornarci utile per il nostro modo di giocare. Allora, posso fare così. Lo palla. Sì. C'è una pista di supporto. Vediamo. Vediamo un po'. Non lo so. Rischia di essere difficilmente inseribile. Questo è il nostro schema di gioco. Però, ok, ora abbiamo un'altra D. Varan, piano di crescita, questo è proprio AD a tutti gli effetti. Allora, io direi possiamo fare intanto ala invertita, perché deve alzarsi la velocità scatto e poi vediamo. Vabbè, comunque, pensavo meglio, onestamente pensavo meglio, però vabbè. Io direi, avanziamo, arriviamo fino al giorno della partita contro il Chozorv, quella lì, e niente. Signori, io direi che per oggi possiamo anche salutarci e darci appuntamento.